Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti, per quelli che ci sono. Stasera io sono di mezzo, da parte del Luotto, e siccome sono appassionato di Nextcloud, ho deciso di fare una panoramica questa sera su Nextcloud. Gli amici dell'Ufficio di Vicenza ne avevano sentito parlare, comunque erano parecchio interessanti, per cui mi sono proposto per fare due chiacchiere su Nextcloud. Allora, questa vuole essere, adesso tolgo il faccione, questa vuole essere banalmente una panoramica su quelle che sono le funzionalità, cos'è e quali sono le funzionalità, non andremo troppo nel tecnico, però mi piaceva l'idea di far vedere cosa poteva fare Nextcloud. Nextcloud nasce come un fork di OnCloud, e OnCloud, esattamente come Nextcloud, condividono una base di sorgente, ovviamente, e sostanzialmente sono dei server che nascono per fare la condivisione file e sincronizzazione con un server centrale. Sono tutti progetti open source. Buona parte dei programmatori, degli sviluppatori di OnCloud sono passati a Nextcloud perché erano un po' in polemica con l'azienda che sostanzialmente proponeva sì un modello open source, però le funzionalità, diciamo, più interessanti erano praticamente tutte a pagamento. Nextcloud ha adottato una politica diversa, per cui tutto il software è comunque in formato open source, comprese le applicazioni anche per i cellulari, per dirne una, l'applicazione per cellulare di OnCloud, ho visto prima, costa ancora 79 centesimi, che è una banalità, però comunque c'è una parte a pagamento. Mentre Nextcloud aggiunge varie funzioni, ok? È sicuramente un progetto che è stato sviluppato molto di più rispetto a OnCloud e ha fondamentalmente la caratteristica che è più gratuito. Quello che si paga è il supporto nel caso in cui uno voglia utilizzarlo all'interno delle aziende. Allora, questa qui è una mia istanza di Nextcloud e vi faccio una panoramica, nel senso entriamo dentro e faccio vedere un po' come funziona. Ecco, se avete domande chiedete pure a Stefano, che fa da moderatore, lui vi girerà le domande, per cui non ci sono problemi, fate pure le domande che volete. Metto anche il qua silenzioso, ok. Allora, perfetto. Allora, entriamo innanzitutto, una volta fatta l'installazione, ovviamente funziona velocissimamente. Ecco qua. Qui siamo già dentro Nextcloud. Io la mia istanza l'ho eseguita un po' dai vari file, dei vari che ero in uso. Si presenta così: questa è la dashboard iniziale, nella quale ci sono tutti i file utilizzati, gli eventi, perché poi vedremo che Nextcloud non serve solo per i file, ma anche per il calendario e la rubrica. E gli eventi invece è una delle funzionalità aggiuntive che ho installato. Andiamo subito alla parte file. Come vedete, in alto a destra c'è il mio avatar, con la possibilità di impostare anche lo stato, perché Nextcloud nasce proprio come server per condividere condivisione, quindi una sorta di gruppo, insomma. Quindi vedremo che all'interno di Nextcloud si possono curare. È presente, si può configurare per esempio anche la mail, quindi io entrando nell'interfaccia web posso vedervi la mail, spedire, ricevere messaggi, potrò, vi faccio vedere, poi consultare il calendario,
la ludica e soprattutto avere tutte queste cose anche all'interno, per esempio, di Thunderbird. Siccome Nextcloud ha la caratteristica che utilizza tutti gli standard aperti, per cui CalDAV e CardLAV, che sono di fatto degli standard per le rubriche e per il calendario, e io prendo e posso, l'ottica di allontanarmi da Google, posso utilizzare queste funzionalità addirittura anche all'interno del cellulare, per cui evitare di andare a salvare i nomi su Google, evitare di utilizzare Google Calendar per il mio calendario e sfruttare completamente un cloud per fare queste cose. Senza contare che ovviamente esiste anche le app di Nextcloud da installare sul cellulare. Ecco, Nextcloud ha questa caratteristica che è di fatto cross-platform, quindi esistono client, oltre ad essere utilizzabile via web un po' da tutte le parti, esistono anche i client per Windows, Linux, Mac, iOS e Android, quindi di fatto sono coperti tutti i dispositivi in uso comune. Esistono, come dicevo, varie app per il cellulare, da quella manuale che serve appunto per la gestione dei file e che per esempio mi permette, esattamente come altre app, senza fare nomi, Dropbox, la possibilità di fare delle fotografie e caricarle direttamente sul mio Nextcloud, sia in modo, diciamo, sia in modo diretto che in modo differito, nel senso che gli si dice guarda che puoi caricare fotografie e video soltanto quando trovi una wifi, per dire, c'è anche questa possibilità. E in più esistono tutta una serie di applicazioni che sono legate alle applicazioni che poi vedremo qua in alto, che sono, diciamo, degli add-on rispetto a Nextcloud e che hanno delle funzionalità interessanti, carine. Una per tutti è Talk. Talk è sostanzialmente una sorta di Skype, per intenderci, all'interno di Nextcloud. Io posso chattare con le altre persone all'interno del mio server Nextcloud, ma posso anche fare videochiamate. Posso fare anche videochiamate all'interno di Talk, all'interno del mio server. Il server Nextcloud è concepito per andare in maniera, per essere gestito anche in modo federato, ovvero più server per gruppi diversi che si parlano tra loro. È una cosa che non ho mai provato, ma che viene riportata sia nella documentazione che all'interno delle impostazioni. E queste, insomma, queste sono già tante cose. Allora, una delle cose più interessanti è appunto, allora, una volta che sono entrato, io vedo tutti i miei file, le mie cartelle. Ecco, una cosa importante, Nextcloud permette, se ho opportunamente configurato, cosa che io purtroppo questo momento non ho ancora fatto, permette anche di editare i documenti in formato PDF direttamente dentro il browser web, un po' come fa Dropbox, un po' come fa Office 365 tramite il suo OneDrive, sì, cose di questo genere. Quindi, tra l'altro, c'è qualche domanda, Stefano? No, allora probabilmente c'è un microfono aperto perché in teoria non dovresti sentire. Okay. Non so da dove, comunque vai, scusa. No, tranquillo. Quindi sostanzialmente c'è la possibilità di caricare file, ok, tramite l'interfaccia web e se opportunamente configurato anche editarli, modificarli e salvarli direttamente sul mio spazio on cloud. Si può utilizzare sia Collabora, che è sostanzialmente una sorta di LibreOffice online, che OnlyOffice, che è un prodottino che non conoscevo e che devo dire che ho provato a
a verificare, mi sembra un ottimo prodotto anche quello. Che ho, e tra l'altro, molta più compatibilità, per esempio, rispetto a LibreOffice sui formati proprietari, quindi i DOCX, XLSX, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dalla funzionalità di condivisione file. Io posso prendere un file e sostanzialmente condividerlo manualmente. Nel momento in cui lo condivido, posso decidere se condividerlo solo al gruppo interno piuttosto che piuttosto che a utenti esterni a Nextcloud. Posso spostare una data di scadenza, posso condividere con password, posso consentire la modifica, quindi se un utente del mio gruppo gli posso far condividere questo file e fare in modo tale che anche lui faccia la modifica, in modo tale da lavorare contemporaneamente sullo stesso file. Sì, queste sono funzionalità carine, insomma, alla data di scadenza, imposto la data di scadenza, il documento automaticamente non è più condiviso. Come vedete, appunto, c'è il collegamento interno o c'è la possibilità di dare l'accesso ad altri esterni. Altra cosa interessante e molto carina sono le versioni, per cui la funzionalità chiamata versioning, ovvero la possibilità di proprio tornare indietro nel tempo nelle versioni dei file. Quindi se io anche cancello un file e svuoto il cestino del mio computer, entrando dentro Nextcloud, andando dentro versioni, io posso tornare indietro tra virgolette nel tempo, sia a livello di file che a livello di cartelle, e andare a ripristinare una cartella cancellata, un file sovrascritto, attenzione, anche un file sovrascritto, e così via. Questa è una funzionalità che in alcuni cloud drive, senza fare nomi, Dropbox, è una funzionalità a pagamento. In alcuni cloud drive non esiste neanche, nel senso che non te la danno di default, non c'è. E quindi, detto, io la trovo veramente comoda, anzi, forse è una delle cose più comode in assoluto, di versioning. Attività, vabbè, banalmente, relativamente a questo file, dice cosa hai fatto, quando l'hai creato, le modifiche che hai fatto e così via. Io ho la possibilità anche di caricare direttamente dal web file e cartelle, banalmente sto usando di più, posso caricare il file, posso creare una nuova cartella, ok? Quindi faccio una nuova cartella, la chiamo root lì. E a quel punto lui mi ha creato la cartella di qui, entro dentro e posso per esempio spostare questo file qui, articoli per blog, dico sposta, proposta, entro dentro lui e qui lui me lo sposta. E adesso entro dentro lui e entro dentro lui e vedo file che c'era sopra. Ok, qui come vedete ci sono i file eliminati, c'è lo spazio utilizzato, ok, quindi io vedo in ogni momento quanto spazio utilizzato. I file eliminati, anche quelli, è sostanzialmente il cestino di Nextcloud, quindi io dal cestino posso prendere un singolo file e portarlo fuori, ok, e ripristinarlo. Ok, e poi vabbè, un po' di impostazioni, il discorso di WebDAV, ecco. Il Nextcloud è anche compatibile WebDAV. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho la possibilità di accedere a direttamente i file sia da Linux che da Windows che da qualsiasi sistema operativo compatibile WebDAV direttamente, quindi senza passare né dal web e neanche dal client, che poi vedremo. Ripeto, se ci sono domande, fate pure le domande che siamo tutti, non è un problema. Ok, essendo io amministratore, ho la facoltà di andiamo avanti un attimo con le app. Alcune app predefinite sono per esempio quella delle foto, che raccoglie le foto all'interno di tutte le cartelle, foto e video chiaramente, me le propone, ok, posso organizzare anche slideshow e cose del genere.
quindi posso anche vedere, vedere il video. Ok, per esempio, dico su questo qua, quindi io direttamente dal sito web vedo, vedo il video. E lui me li va a catalogare come fa Google per data, ma con, nel caso delle foto, per esempio, posso anche creare una, uno slideshow, insomma, nel senso una presentazione. Ok. Io ho una domanda. Ok. Ti scrivo. Attività. Sì. Può essere incorporato nella installazione. Ecco, qui sono sostanzialmente tutte le attività che sono state fatte in ordine, che è il mio blog, e poi tutte invece le app. Ecco, un'altra app interessante di cui parlavo prima è l'app dei contatti, quindi io posso gestire vari contatti, mail, telefoni e quant'altro, e farli sincronizzare sia col cellulare che poi vedremo anche con tablet. Ok, ho creato delle, degli eventi fittizi. E l'altra cosa interessante appunto è il calendario, anche questa sincronizzabile sia con cellulare che con tablet. Con tablet perché vabbè, noi usiamo Linux e c'è tanta, però se vuoi volendo anche con Outlook, Outlook ha una caratteristica che diciamo su certe cose standard non è proprio completamente compliant, quindi qualcosa nonostante diciamo lo standard ci sia cioè, per certe cose Outlook non va vivo. Non legge completamente diciamo, le cose che in realtà hanno. Sì, ok, arriviamo alla parte di utenti. Ecco, ormai mi piace il microfono qua e la parte di domanda posso definire gli utenti, posso creare nuovi utenti, nel momento in cui li creo gli do anche una casella di posta elettronica nella quale arriva l'invito, ok? Posso decidere se appartengo o non appartengo a gruppi, a, ai vari gruppi, ok? E in vari gruppi, per esempio, decidere se in un certo gruppo ci sono, c'è anche l'amministratore del gruppo, quindi io posso dire nella, nell'azienda 1, ok? Posso avere N utenti e questo utente definito come amministratore. In questo caso l'utente amministratore avrà la possibilità di creare nuovi utenti o per esempio banalmente di andare a modificare le quote per il singolo utente. Io chiedo qui dato la quota dell'utente, cioè quanto gli ho dato rispetto a quanto sto utilizzando e cliccando sulla, sul, cliccando sulla pennina io posso andare a modificare invece di 5 giga, che sono di 12 giga perché mi fa simpatico. E qui posso impostarlo come utente amministratore di un determinato gruppo. In questo modo, quando lui entra nell'interfaccia web, può gestire gli utenti, quindi può aggiungere, togliere gli utenti e, come dicevamo prima, definire anche le quote. Ok. E qui ci siamo. Per un utente poi posso vabbè, cancellarlo e cancellare tutti i dispositivi. Questa è una funzionalità carina per cui se io un utente con un'azienda, l'utente si licenzia, va via, cambia azienda, io ho la possibilità tramite questo comando di andare a cancellare tutti i dati miei, chiaramente, cioè i dati aziendali, da tutti i dispositivi. Ok? Più poi c'è la possibilità di fare disabilitare l'utente oppure inviare nuovamente il cliente benvenuto. Ecco, importantissima la mail perché serve sia per interagire appunto con Xcloud sia nel caso in cui io mi dimentichi la password. Vi faccio notare che ho creato un gruppo Node2FA perché, perché in realtà tra i vari plugin all'interno di Nextcloud c'è anche la possibilità di abilitare l'autenticazione dei fattori e poi magari ve la faccio vedere. L'autenticazione dei fattori che vuol dire non solo la password ma anche un codice numerico generato da un app open source, per quello che conosce
Google Authenticator. Esiste la versione open source di Google Authenticator che si chiama Audi, okay, che utilizza lo stesso protocollo e quindi il discorso della registrazione tramite QR code genera dei numeri casuali di una fase tra Google Authenticator. Ha il vantaggio che io posso spostare da un cellulare all'altro molto più facilmente. Google Authenticator non è così, è un po' ostico al cambio di cellulare, perlomeno lo era quando lo utilizzavo, adesso è un po' meno utilizzo. Ok, quindi ho creato il gruppo Node2FA veramente perché c'erano dei utenti che non volevano utilizzare la comunicazione dei fattori, facendoli appartenere a quel gruppo lì. Ovviamente loro non avranno l'accesso tramite autenticazione dei fattori, ma soltanto tramite la password. Ok? Ecco, per la cronaca vi faccio vedere l'altro server invece. Qui invece attivo questa funzionalità. Sì, buonanotte. Ecco qua, in questo caso vedete che mi chiede l'autenticazione tramite il codice, io mi metto dentro il codice, faccio invia e entro. Questo è un server un po' più lento. Ok, perfetto, sono entrato. Ok, questo serviva solo per farvi vedere l'autenticazione del fattore e basta. Bene, allora, diamo un'occhiata anche alle impostazioni. Nelle impostazioni posso decidere tutta una serie di cose. Allora, tanto per iniziare, ci sono le mie informazioni personali, è stato troppo veloce, ok? Quindi la foto che ho caricato, il profilo, in modo tale che per esempio se più utenti all'interno di un'azienda hanno aperto il Nextcloud, ogni volta che sono aperti sono verdi e quindi so che io posso, vedo attivo l'utente, quindi lo posso chattare o cose di questo genere. Nel riepilogo vedo alcune cose interessanti, tipo la versione di Nextcloud, in questo caso c'è una minor release che è uscita e che volendo si può aggiornare, e c'è anche un check, cosa che invece, se non ricordo male, con un cloud non c'era. C'è anche un check sulla sicurezza, ovvero lui all'interno ha tutta una serie di controlli di verifica che permettono di sapere se Nextcloud è stato configurato correttamente. In caso contrario, normalmente vengono indicate anche le remediation, cioè cosa andare a sistemare all'interno del server. Tenete conto che l'installazione, per quanto mi riguarda, la faccio sempre completamente linea comando, e diciamo che e poi vabbè, ci sono più modi per installare Nextcloud, a partire dagli snap piuttosto che andare con i repository. Io tipicamente scelgo l'installazione tramite script PHP, scarico il mio file PHP e lancio quello. Ovviamente bisogna, ecco, è un'applicazione LAMP, per cui c'è Apache, MySQL e PHP, per cui è classica, per cui bisogna avere comunque installato MySQL, aver installato Apache e Nextcloud funziona diciamo con un misto di PHP e JavaScript, per intenderci. Gli aggiornamenti sono anche abbastanza rapidi, nel senso nel corso del tempo mi è capitato di incontrare delle difficoltà se lasciavo passare troppo tempo tra una versione e l'altra, tipo dalla 20 alla 22 problemi ci sono,
se io già faccio, che ne so, da, tra la 20 e la 21, normalmente gli aggiornamenti sono abbastanza lisci, non hanno grandi problematiche. Invece se si fa passare troppo tempo, le nuove versioni, per dire, non supportano più le vecchie versioni di PHP, non supportano più certe versioni di MySQL, insomma, è opportuno stare dietro, ecco. Però questa cosa è anche abbastanza facile, perché ci sono tutta una serie di notifiche che possono arrivare direttamente nella casella di posta dell'amministratore e che consentono di rimanere al corrente di aggiornamenti sia a livello di Nextcloud completo sia a livello di app, e poi ne vedremo. Ok. Allora, io sto andando anche abbastanza veloce, non so se avete domande, fermatemi pure, tanto sì, c'è, abbiamo un paio di domande dalla sala. Una te l'avevo posta io su Telegram e un altro paio, però bisogna che te le facciano loro perché è difficile scrivere. Allora, da parte mia, per fine talk, quali sono i rischi di farsi un cloud personale? Intendo come attacchi all'esterno, come difendersi, quanto è pericoloso è? Ok, questa la facciamo alla fine. Domande della sala, dai, proviamo. Okay. Allora, se vieni qua, anche... Sì, sì, ma... Adesso arrivo. Si sente? Prego. La voce qui? Sì. Sì, ok. Buonasera, sono Dario. Allora, volevo sapere, in caso di installazione di un server casalingo, diciamo, sì, le svariate decine di giga di dati che io vorrei mettere in cloud per poterli avere a disposizione da, appunto, da qualsiasi dispositivo, eccetera, sì, l'installazione di Nextcloud li può andare a leggere, insomma, tramite link oppure direttamente sul disco dove sono, o vanno trasferiti all'interno dell'installazione del server stesso? No, allora, diciamo così, allora, questa, vabbè, chiaramente è un'installazione rivolta al mercato business, però tenete conto che Nextcloud può installarsi praticamente da tutte le parti, cioè dove c'è la possibilità di avere un Linux con MySQL, Apache e PHP, lui può funzionare. Chiaramente poi le prestazioni cambiano, nel senso che io posso anche metterlo su una Raspberry. Io conosco persone che installano, se lo sono installati sulla loro Raspberry, ci hanno attaccato un disco fisso USB e buona lì, e lui funziona. Ovviamente cosa succede? Che se io poi, quindi non c'è bisogno di grandi prestazioni, di grandi... Io posso tranquillamente installarlo sulla Raspberry, attaccare un hard disk e poi un hard disk con già dentro dei dati, per carità, perché io dopo dal mio comando posso andare a montare il disco esterno come disco dati, ok? E quindi, tra l'altro, poi vedremo, nelle app c'è anche la possibilità, volendo, di agganciare degli account Dropbox, degli account G-Drive, quindi di estendere in qualche modo lo spazio a disposizione di Nextcloud, non sfruttando di fatto dei dischi locali, ma andando direttamente a scrivere su altri tipi di cloud. Per cui c'è la possibilità di farlo? Assolutamente sì. Quindi si fa tutta l'installazione. Tenete conto che chiaramente il locale, in rete locale, è molto veloce, nel senso che anche su una Raspberry con un disco esterno direi che l'accesso è molto veloce. Diventa un po' più diciamo macchinoso il fatto di pubblicare questo server all'esterno, perché comunque bisogna mettere le mani al router per fargli aprire le porte. C'è anche un discorso, e io lo consiglio vivamente, di installazione di certificati, per cui vedete che qua questo qua è in HTTPS, ok, niente di particolarmente complicato, però c'è Let's Encrypt che ci viene in aiuto. In questo caso, per dire, c'è un certificato di Let's Encrypt e c'è un rinnovo automatico
diciamo, script che una volta al mese va a verificare se il certificato è scaduto, se non è scaduto lo rinnova, e quindi io di fatto non mi devo più preoccupare di questa cosa qua. Sicuramente bisogna avere un nome a dominio per fare in modo tale che o un nome a dominio registrato, oppure sfruttare uno di quei servizi tipo Dynamic DNS, ok, di DNS e compagnia cantante, che permettono di associare la propria linea di casa con un nome DNS, ok? E questo, ecco, non è, diciamo, in generale alla portata di tutti, non è niente di particolarmente complicato, però bisogna appunto mettere a mano al router, fare la configurazione del dominio dinamico, aprire le porte e così via. Però ecco, so di gente che l'ha fatto, insomma, che senza magari grandissime competenze si è messo lì a... Perché ecco, una cosa che ha di bello Nextcloud è che c'è veramente tantissima documentazione, e questo in inglese, per carità, però c'è veramente tantissima documentazione, per cui raramente mi è capitato di non trovare soluzione a un problema. Magari, che ne so, non trovo soluzione perché era un bug conosciuto e magari nella versione successiva l'hanno sistemato, però Nextcloud ha questo di bello, sono tedeschi, per cui hanno sanno bene come funzionano le cose, nel senso che per farle funzionare bene, e quindi hanno un po' di documentazione. Tra l'altro vi suggerisco proprio di leggere la guida di installazione del sito di Nextcloud, che è fatta molto bene e che vi dà tutte le dritte necessarie. Io di fatto mi sono appoggiato quasi esclusivamente a quella lì per fare le mie installazioni, perché l'ho installato un po' di volte, ecco. Però sì, si può fare tranquillamente anche a casa senza problemi, assolutamente. Okay. Altre domande? Sì, seconda domanda. Sì, buonasera, sono Franca. Buonasera. Sì, buonasera. Nextcloud mette a disposizione solo il software o anche uno spazio per utenti, diciamo, che non hanno a disposizione un dominio, queste cose qua? Non ho sentito tanto bene. Solo il software oppure? Anche il dominio, uno spazio per utenti che non hanno un dominio. Allora, esistono dei provider che utilizzando Nextcloud propongono i loro servizi, nel senso il loro spazio Nextcloud. Quindi io mi rivolgo a questi signori e pago il mio abbonamento e ho il mio accesso. Ecco, attenzione però, non solo come utente, ma proprio come amministratore del mio spazio. Quindi viene assegnato uno spazio e Nextcloud stessa mi sembra di no. Però comunque sono sicuro che ci sono vari provider che forniscono il servizio Nextcloud non solo appunto come utente, ma proprio come amministratore. Quindi ho la possibilità di creare l'utente, di dare a segnare lo spazio, quello che stiamo vedendo noi sostanzialmente a tutti gli effetti. Questo me lo sono creato io da zero, però ci sono aziende che in base allo spazio che uno richiede gli viene dato a canone mensile sostanzialmente. Okay. È molto interessante, perché in azienda dove lavoro io Nextcloud, diciamo, viene utilizzato da un paio d'anni, viene utilizzato come, diciamo, una specie di WeTransfer, quindi trasferimento di file di grosse, certo, dimensioni tra colleghi o con i clienti. L'autenticazione a due fattori, viene usato il Sophos Authenticator per la generazione dell'OTP, del token, usato una volta. La mia domanda è il discorso della sicurezza, perché purtroppo, cioè, tutte le risorse in cloud, c'è un discorso anche di sicurezza, e quindi, diciamo, certo, gioie e dolori. Quanto, diciamo, affidabile è? Allora, sì, allora, con me è scontata una porta aperta, nel senso che io sono molto molto sensibile al discorso sicurezza e quindi mi sono posto anch'io lo stesso problema però tenete conto che, per dire, io ho i miei server attivi da ormai tre anni più o meno, sì, tre anni. Allora, il concetto è un po'
come per tutte le cose. Quindi se si tiene il server aggiornato sia per quello che riguarda la versione core sia per quello che riguarda le app, se c'è davanti a questo server un opportuno firewall opportunamente configurato, se vengono fatti periodici audit, quindi dei controlli, questo è quello più banale che viene fornito direttamente dalla Nextcloud. Però ne esistono, cioè la possibilità per quanto riguarda la sicurezza, io consiglierei sempre a tutti di fare almeno una volta nella vita un vulnerability assessment della propria azienda, perché si ha una panoramica, si ha un'idea di quali sono i rischi a cui potenzialmente si può andare incontro. Per cui, e quindi non solo a livello di Nextcloud, ma in generale all'azienda, perché fare sicurezza non vuol dire semplicemente avere un firewall e configurare una volta e dimenticarsene, ma vuol dire tenerlo monitorato, fare formazione agli utenti, avere comunque, per dire anche banalmente, l'antivirus aggiornato, stiamo parlando chiaramente di Windows, per cui ci sono tutta una serie di azioni che è opportuno fare per essere ragionevolmente sicuri. Okay. Sto parlando di ragionevolmente sicuri, per cui anche in casa mia, se non ho l'antifurto, se non ho il cane, se lascio le chiavi di casa sotto lo zerbino, posso sicuramente aspettarmi che prima o poi mi entrino in casa. Se però le chiavi me le metto, quando vado via me le metto in tasca, ho l'antifurto, ho il cane in casa, adesso sto inventando, è chiaro che magari entrano lo stesso, perché se vogliono, se sanno che dentro c'è qualcosa di interessa, entrano lo stesso. Però è decisamente più difficile, quindi rendere la vita difficile è l'obiettivo di coloro che si occupano di sicurezza informatica all'interno delle aziende. Per cui, quanto è sicuro questo? Nextcloud è sicuro tanto quanto più o meno altri servizi che lavorano su PHP, MySQL e così via. Chiaramente loro, lato loro, fanno comunque degli audit, quindi fanno di tanto in tanto delle verifiche, perché l'altra cosa importante è che tutto ciò che è esposto potenzialmente è a rischio, per cui se io non espongo nulla, non rischio nulla teoricamente, poi mi arriva l'email e l'utente apre la mail e comunque il ransomware me lo becco lo stesso. Però diciamo in generale, se non pubblico nulla, non rischio nulla. Se pubblico qualcosa, questo qualcosa deve rimanere controllato, monitorato. Okay? E anche loro che sviluppano questo software chiaramente sono estremamente interessati alla sicurezza, e di conseguenza di tanto in tanto fanno dei controlli per vedere se il loro codice ha qualche bug che potenzialmente può portare a intrusioni non desiderate, fondamentalmente. Per cui spessissimo le minor release, le release più piccole tra una e l'altra, spessissimo sono release legate alla sicurezza, quindi sono dei bug legati alla sicurezza. Per cui è un po' questo il concetto. Tenete conto che avere la roba sul cloud, quindi sul cloud di Google, sul cloud di Microsoft, vuol dire automaticamente essere sicuri. Attenzione, perché problemi di sicurezza ne hanno tanti anche loro. Noi non li vediamo perché o meglio, qualcuno lo vediamo quando abbiamo dei malfunzionamenti delle mail di Office 365 o di Google. Google è raro, però a volte capitano, insomma. Anche loro di tanto in tanto subiscono dei down del servizio. Però chiaramente se li rimangono molti, più di tanto non li vediamo. Però insomma, tutto ciò che è esposto è potenzialmente a rischio. Quindi non è il fatto di andare sul cloud con la mail, con il gestionale, con
qualsiasi cosa, non è sintomo di ok, vado sul cloud, sono sicuro. Non è così. Non è così. Il cloud, come diceva qualcuno che conosco, è semplicemente il computer di qualcun altro. quindi fondamentalmente, dopo ovviamente ci sono aziende che lo fanno per mestiere, quindi di occuparsi di sicurezza, e il mio consiglio appunto è quello di almeno una volta ogni tanto di fare una verifica dei sistemi sia all'interno, ok, sia all'esterno della rete. A questo risulta dal discorso NextLab. Spero di averle risposto. Sì, grazie mille. Ok, prego. Allora Stefano, vuoi che ti risponda anche alla tua o in... No, sì, beh, ma praticamente hai già risposto, perché non pensavo al problema di Nextcloud come sicurezza, pensavo proprio agli attacchi dall'esterno, nel senso come proteggere il proprio server in linea generale dagli attacchi, cioè è una cosa un po' tecnica e magari non proprio a portata di tutti, ecco, perché quando ci metti tutti i tuoi dati personali diventa un po'... Certo, assolutamente. Come dicevo prima, tutto ciò che è esposto è potenzialmente a rischio. Però è chiaro che, allora, esistono fondamentalmente, adesso qui stiamo divagando, però due parole veloci. Esistono due tipi di attacchi. Quelli, diciamo, gli attacchi che sono mirati, ok? Gli attacchi mirati per cui... gang di delinquenti si mettono lì e hanno l'obiettivo di entrare in una determinata azienda perché presuppongono che ci siano dei dati da rubare e per i quali chiedere riscatto, e poi ci sono quelli che fanno i tentativi a tutto campo, quindi provano, ok, vanno su motori di ricerca appositi, Shodan è uno di questi, nel quale sono riportati i vari indirizzi IP dei vari paesi con le porte aperte, con i servizi che rispondono, eccetera, eccetera. Per cui in realtà esistono questi due tipi fondamentalmente di attacchi, quelli mirati e quelli a tutto campo. Da quelli a tutto campo, da quelli mirati è difficile veramente venirne fuori, però è chiaro che devi essere un'azienda un po' grossa e devi... i tuoi dati devono essere veramente importanti, per cui difficilmente attaccano diciamo, utenti casalini. Da quelli invece a tutto campo potenzialmente ci si può cascare. Ovviamente tralasciamo il discorso allegati dell'email aperti inavvertitamente, okay? Stiamo parlando semplicemente di problemi legati all'infrastruttura informatica. Quando faccio un attacco a tutto campo, io metto lì un computer che fa la scansione di vari indirizzi IP e se trova la possibilità di entrare me lo segnala. A quel punto lì io lancio l'attacco, vedo se dall'altra parte riesco a ottenere l'accesso, a quel punto lì entro, lancio il ransomware e poi chiedo il riscatto. Questo è un po' il meccanismo. Però da questi tipi di attacchi che non sono mirati ci si difende abbastanza facilmente, sia un po' come dicevo prima, quindi avendo comunque un minimo di firewall anche all'interno di casa e tenendo aggiornati i sistemi. Questo è un po'. Poi ecco, se addirittura poi ho il IP dinamico, se ho la connettività con l'IP dinamico, diventa ancora più complicato, perché oggi ho l'indirizzo 1, domani c'ho l'indirizzo 104 e quindi diventa comunque ancora più complicato. Però questi sono casi limite, perché ormai con la fibra abbiamo quasi tutti gli IP statici. Però ecco, con gli aggiornamenti e con un minimo di firewall a casa io starei sufficientemente tranquillo, ecco. Questo è un po' il concetto. Ok. Sì, perfetto, puoi proseguire. Grazie. Prego. Ok, allora, dunque, eravamo arrivati qua.
Allora, riepilogo, appunto, abbiamo visto. Nelle impostazioni di base ci sono tutte quelle, il discorso delle operazioni in background, lo script che gira periodicamente per verificare che è tutto a posto, la configurazione server di posta che mi permette di ricevere gli avvisi e i ripristini delle password, gli annunci di Nextcloud, quindi quando ci sono aggiornamenti, cose di questo genere qua, posso mettere in gruppi in modo tale che ricevono gli annunci di Nextcloud. Ecco, per quanto riguarda la condivisione che abbiamo visto prima, qua ci sono tutta una serie di impostazioni che permettono di fare praticamente qualsiasi cosa, insomma, permessi predefiniti, poi dopo gli utenti possono comunque cambiarli. C'è il discorso della cloud federata, come si diceva prima, e buono. Il discorso sicurezza, rimanere in tema, ecco, una cosa interessante è che, allora, prima di tutto qua faccio notare, c'è il discorso del criterio delle password, quindi io posso impostare la lunghezza minima della password, la cronologia, la complessità, e addirittura, questa è un'altra cosa carina, vietare le password comuni. Se io provo a registrarmi con la password 01, mi dice no, la password è troppo comune, devi cambiarla, quindi non mi permette proprio di registrarmi con quella password lì. Questa, e infatti vedete che c'è anche la verifica delle password, dell'elenco di password compromesse. E VibePwn è un sito dove io posso inserire la mia mail e lui mi dice se la mia mail è stata oggetto di qualche data breach, quindi se la mia password in qualche modo gira in chiaro nel dark web. Questo per semplificare molto, però insomma è un controllo che anche questo una volta di tanto vale la pena fare, soprattutto con le mail aziendali, direi. Ecco, altra cosa interessante, OAuth2, ovvero Nextcloud è compatibile con i nuovi protocolli di autenticazione, quelli che usa per dire anche Google Tenders, piuttosto che SAML e cose di questo genere. Altra cosa interessante, oltre al discorso dell'autenticazione dei due fattori di cui vi parlavo prima, cifratura lato server. Questa è una cosa che purtroppo nelle versioni, io avevo abilitato in una versione vecchia di Nextcloud e mi aveva dato un po' di problemi. Nella versione nuova non l'ho ancora abilitata perché ho paura, ma fondamentalmente in cosa consiste? Allora, Nextcloud già adesso con il certificato, io sostanzialmente una volta che io ho il server con il certificato, la trasmissione tra il mio client e il mio server è comunque in formato criptato, ok? Quindi, e questa è già una prima cosa. Con la cifratura lato server io sostanzialmente dico a Nextcloud di criptare i dati anche sul disco. In questo modo, per me che fornisco questo tipo di servizio, sostanzialmente, perché se io adesso io sono il proprietario di questo server, per cui se vado dentro divento root, posso andare nelle cartelle dati e vedere i dati degli utenti, ok? Nessuno mi vieta di farlo. Se però abilito questa cosa qua, sostanzialmente il Nextcloud cripta i dati prima di andarli a scrivere sul disco. In questo modo io vedo i nomi dei file, ma se faccio un cut per vedere cosa c'è dentro, vengono fuori tutti i dati geroglifici. Quindi la cifratura lato server serve appunto proprio a criptare i dati direttamente sul disco, e questo è una garanzia in più per coloro che utilizzano un po' il server di qualcun altro. Sento qualcuno che ride. Sulla cifratura siamo poco convinti. Sì, no, dicevamo che bisogna farsi il segno della croce prima di spuntare quella casella. No, vabbè, sì, no. Allora, in realtà vi dirò, tanto è facile abilitarla, tanto è facile disabilitarla, perché
In realtà io poi per la disabilitazione non sono andato qua, sono andato direttamente dal mio comando. Anche qui la documentazione di Nextcloud è abbastanza chiara e quindi c'è un comando da dare e lui banalmente si fa passare tutto il disco, ci piega come ci piega ovviamente, si fa passare tutto il disco dati e toglie la cifratura. Per cui c'è da dire che non ho mai perso dati, questo è importante, non ho mai perso dati, piuttosto magari i dati venivano salvati in formato non criptato, alcuni file durante lo spostamento da una cartella all'altra mi capitava, questo lo ripeto, nelle versioni vecchie, poi in una particolare versione vecchia. Quindi spostando i file da una parte all'altra succedeva che io con sulla parte web vedevo una cosa e invece tramite la app ne vedevo un'altra, e invece lato server io vedevo il file che era sdoppiato da una parte criptato, dall'altra non criptato. Questo problema mi sembra di aver capito che l'hanno risolto nelle versioni nuove, però ripeto, io non l'ho ancora implementato. Però ecco, direi che tutte queste cose qua aumentano un po' il discorso della sicurezza, insomma, è importante. Ok, dunque, vabbè, sondaggio di utilizzo, va bene, ecco, registrazione, ci sono tutti, ecco, sistema, vedo sostanzialmente le caratteristiche del mio server, quindi vedo la CPU, quanto, ecco, per dire, questa macchina qua sta girando con solo 4 giga di RAM, è vero che allora a regime in realtà ha circa una decina di utenti, però con 4 giga di RAM e con una CPU a dual core gira tranquillamente, per cui ecco che torniamo al discorso che per un server casalingo va benissimo anche una Raspberry, ok? Qui ci sono, ecco, io tipicamente il disco dati utilizzo LVM in modo tale che se ho bisogno di più spazio aggancio un altro, perché questa è una macchina virtuale, aggancio un altro disco virtuale ed estendo lo spazio senza fare nient'altro in maniera abbastanza veloce e indolore. E vabbè, schede di rete, gli utenti attivi, le condivisioni, qua vediamo appunto che sta usando MySQL versione 8, il PHP e basta così. Ok, se non ci sono altre domande, vediamo un attimo, se non ci sono altre domande, io passerei al test sul contatti e calendario, per farvi vedere come un attimo qua, ecco. Allora qui c'è, questo qui è un server, è un Linux FX, è un client Linux che assomiglia tantissimo a Windows 11. Ho installato Thunderbird, ho configurato una casella di posta e adesso è tutto vuoto, ok, ho semplicemente configurato la casella di posta perché non c'avevo voglia di scrivere la password che era lunghissima. Però sostanzialmente volevo farvi vedere come fare a vedere, torniamo, eccolo qua, allora, andiamo su contatti, cominciamo con, ok, perfetto, qui se io vado in impostazioni, qui vedete che c'è copia collegamento, copiando il collegamento, poi me lo scrivo da un'altra parte, collegamento copiato negli appunti, vado, ecco, i collegamenti sono di due tipi, sono quelli privati, che è questo, ok, oppure i collegamenti pubblici, per cui io posso decidere che un calendario sia pubblico. Io per esempio sul mio Thunderbird ne ho 4 di calendari, alcuni condivisi con altre persone, alcuni personali, alcuni condivisi con altri, per cui nessuno mi vieta di creare anche più calendari, ok, magari di condividere alcuni con qualcuno, alcuni con altri. Vado nella parte calendario, faccio un nuovo calendario, dico che è un calendario sulla rete
gli do lo username, che è quello che uso io per entrare in Nextcloud, okay. Metto il collegamento, che adesso devo scrivere perché sì, non mi sto a spiegare, ma ok, poi invece voi avrete la possibilità di fare copia e incolla. Allora, ho detto calendario, ma vedere le persone. Vabbè, è uguale. Aspetta un attimo. Vivo, ok, sono andato, ho fatto confusione, scusate, contatti, abbiamo copiato il collegamento, andiamo in contatti, contatti, gli diciamo new address book, card DAV, come vi dicevo prima, il protocollo standard, ok. Username è l'utente che uso per entrare in Nextcloud, e qui DAV, c'è address users, Vincenzo. Ecco, mi chiede la password, ok, pronti, continua, vedete, eccole qua, persona 1 e persona 2, sono esattamente quelli che io ho visto di là, persona 1 e persona 2, ok? Quindi se io per dire, e qui vedete anche il mio telefono, cioè, se io aggiungo un altro contatto, diciamo, con molta responsabilità, persona 3, e metto l'indirizzo persona 3.it, a questo punto lui sincronizza, ok? Di qua, dopo un attimo, dovrebbe in teoria faccio un aggiornamento, ecco, persona 3. Ok? Ci siamo? Perfetto. Ok, vediamo invece lo stesso discorso per il calendario, quindi tasto destro, nuovo calendario, on the network, quindi sulla rete, non residente sul mio computer, next, anche qui il tuo username, Vincenzo, qua il mio collegamento che c'era prima, calendario, Vincenzo personale. Supporto offline, che vuol dire anche se non sono collegato a internet, fammi vedere quel che abbiamo utilizzato l'ultima volta, ok? Cerca il calendario, mi chiede la password. Faccio ok. Ok, ho trovato il calendario personale, mi chiede il calendario, calendario, tutto stilo. Ed ecco qua il calendario personale. Se vado a vedere, serata messa, che è la stessa che ho visto tipo qua. Eccolo qua. Ok? E l'altro app per telefono, l'interfaccia è simile? Scusa?
Come app su telefono, su smartphone, l'interfaccia è simile a questa? Sì, sì, nel senso dipende dall'app. Per quanto riguarda, diciamo, i nomi, tu puoi scegliere dentro la rubrica, non salvare su Google, ma salva su, e poi gli dai, ovviamente solito non utente password, gli dai accesso a Nextcloud e lui si aggancia alla rubrica di Nextcloud. Esistono delle app specifiche, una per tutti i W5, mi pare si chiami, che fanno caldato con tutti i server del mondo, tra cui anche Nextcloud. Questo è carino perché appunto vedete, io adesso ho condiviso soltanto il personale, poi posso creare tutti i nuovi calendari, posso e anche su Thunderbird posso avere più calendari, personale, famiglia, lavoro, cose così. E questo qua lo posso appunto poi sincronizzare con il cellulare. Quindi fisso un appuntamento sul cellulare, me lo trovo su Thunderbird e viceversa. Ok? Questo è carino, eh? Sì, sì. Mi piace? Sì, sì, decisamente. No, abbasso il microfono per non creare confusione, quindi ogni volta lei cerca il microfono. Ok. Va bene, allora. Allora, adesso volevo un attimo. Aspetta. Non questo. Ok, cioè, ormai. Ecco. Bene, ok. Dunque, siamo arrivati alle app. Siamo arrivati alle app. Le app, come dicevo, aprono un mondo di possibilità, veramente un mondo di possibilità. Quelle che avete visto adesso erano in qualche modo le cose native all'interno di Nextcloud. Le app invece adesso vedete fanno. Ecco, tanto per farvi vedere come è facile fare gli aggiornamenti. Dice guarda che ci sono gli aggiornamenti, questa è la versione che hai, questa è la versione nuova. Io posso dire, lui mi dice ci sono 5 applicazioni che hanno un aggiornamento disponibile, clicco aggiorna, mi metto la password di amministratore, ok, e lui tac aggiornato. Questo è un po' più lungo perché è il famoso top che okay. E poi c'è un'altra qua sotto che sta aggiornando, è qui sotto perché come vedete è disabilitata, nel senso che io posso installare l'app ma non abilitarla, okay. Infatti queste sopra hanno disabilità perché sono abilitate, quelle sotto invece sono disabilitate e quindi io posso abilitarle. Io per dire non uso la mail all'interno di Nextcloud e quindi ho l'app relativa che è disabilitata, che è questa qua, quella che ha aggiornato qui, ecco qua, Mail. Con questa qua io posso andare a vedere sia la mail tradizionale, sia la proprio mail per intenderci, sia la Gmail, okay? nessun problema. Quando clicco sull'app, qua mi appare diciamo una teoria di come viene fatta, come si presenta. Posso abilitarla, rimuoverla, okay, e qua sotto c'è una descrizione di come è fatta la mail, di come è fatta l'applicazione. Con ecco, visite al sito web se l'applicazione ha un sito web. Visualizza nell'archivio invece è ve lo fa vedere all'interno del sito di Nextcloud, esiste proprio apps.nextcloud.com con dentro organizzate per gruppi, diciamo, tutte le app legate a Nextcloud, con valutazione, chi l'ha fatto, quando è stata aggiornata, l'eventuale documentazione per l'utente, la documentazione di amministrazione, insomma, e tutte le varie versioni. Come vedete Nextcloud, la versione 10 siamo
alla 20, quasi alla 25, insomma alla 24 qualcosa, sarebbe uscita alla 25. Per cui anche qui documentazione a Google senza limiti proprio. E ci sono un sacco di applicazioni interessanti, dal banale visualizzatore, porta warning, che dice se quando ho raggiunto lo spazio massimo assegnato, al biglietto di cura, al Nextcloud Office, diceva prima, per mettere la modifica all'interno del web, dei file, che è il file in formato OpenOffice, ma non solo. Io ho un certo YouTube però in questo momento, non so perché, sento del bombo. Va bene, vado avanti. C'è anche il discorso delle federation, è comunque un'app, la possibilità, ci sono delle app anti-ransomware, okay, quindi delle app che nel momento in cui rilevano che il computer per lui modifica velocemente tutta una serie di file, okay, a quel punto lì si accorge che è un ransomware e sostanzialmente permette il ripristino di file in maniera più facile, perché come abbiamo visto prima io posso ripristinare un singolo file, posso ripristinare una singola cartella, ma se ho tante cartelle e tanti file diventa un po' lungo. Ecco, esistono delle app che fanno esattamente quello, quindi sono tipo anti-ransomware per intenderci. Le app, come vedete qua, sono anche raggruppate per gruppi e per ognuna si può vedere anche il punteggio e cose di questo genere. Importante, le app, alcune app hanno la possibilità di essere abilitate per gruppi, quindi certe cose, tipo banalmente come certe cose, io posso abilitare, eccolo qua, vedete, tipo log reader, posso invitarlo al gruppo admin, quindi la possibilità di leggere i log per soltanto gli admin devono avere, e così via. Esistono tante altre app che possono essere abilitate a solo a determinati gruppi. C'è appunto il PDF viewer, c'è la possibilità di fare lo slideshow delle foto, c'è la possibilità, come abbiamo visto prima, e di quella è un'app anche quella, di visualizzare direttamente nel web, sul web, tramite l'interfaccia web, i filmati, vedere i video. Io posso mandare un link di un video e dall'altra parte, nel momento in cui ci cliccano sopra, aprono senza essere bloccati, nel senso che io posso mandarlo anche un esterno, lo aprono e vedo direttamente il video all'interno del browser web. Okay. C'è anche più player, sono veramente tanti. Io non sono ancora riuscito, forse ci vorrà più di una vita, a vederle tutte. Ne ho installate 3 o 4, ve le spiego velocemente. Allora, questo Canet banalmente è un, come vedrete, ecco qua, è un tipo note, okay? Non so se qualcuno ha mai avuto a che fare con Turbo Note di 4 miliardi di anni fa, sono note banalmente che poi posso sincronizzare fra i vari dispositivi. Questo è un gestore di note. Poi c'è appunto il Talk di cui si parlava prima. Vi ricordo che questa è una macchina con solo 4 giga, quindi però ecco, io poi posso vedere vari utenti, cercare vari utenti, fare rechat e poi fare anche la videochiamata. Contatto abbiamo visto, calendario abbiamo visto. Cospend è un'altra cosa carina, è sostanzialmente un'app per i progetti di spesa, non so, si va in giro tutti quanti, si va in due coppie di viaggio, ok, e
però qualcosa la pago io, qualcosa la paghi tu, qualcosa io la pago con i contanti, qualcosa la pago con la carta, ecco, con Postpaid io ho la possibilità di tenere sotto controllo tutte queste spese e lui in automatico alla fine fa equalizzare le cose, quindi ci permette sostanzialmente di non avere, non so, un foglio di calcolo per fare questa cosa qua, ma fa le compensazioni automaticamente. Questa è una cosa che sta al lato di incentivi, come dice, non ho ancora utilizzato. Decni invece è una cosa che sto utilizzando, adesso che ho un po' analizzato un po' le informazioni. Questo deck è carino perché è una sorta di clone di Trello, non so se qualcuno conosce Trello. Trello è un software online che permette di gestire i progetti, con le scadenze, eccetera, eccetera. Tipo, questo è una bozza di clone di Trello, mi permette di gestire, per dire, qui ho segnato le procedure, per dire, la procedura di installazione di Nextcloud, come vedete, ho fatto qualche fare tentativi, mi sono fatti più vari dei boom e l'ho riportato qua dentro. Lo spese in breve da fare, le cose che devo fare in spese che poi ovviamente non ho fatto, cose di questo genere. E per finire un'altra cosa che è carina, molto, molto easy, è il Finder, comodissimo perché trova i file indicati, ma non guardando il nome del file, ma guardando l'hash del file. E qui si scopre, vabbè, qui la scelta ha fatto un bel po' di pizia, però qua si scoprono veramente magari di aver copiato il filmato del matrimonio 12 volte in 14 cartelle diverse. Ecco, con questo qua lui mi dà, andando a controllare appunto l'hash del file, mi dà due posizionati e posso decidere di cancellarne uno, insomma, più di uno, in modo tale da liberare il mio spazio. Ok, sono perfettamente in orario perché sono le 22:27. Nel frattempo, controllo se sono domande, mi pare di no, sì. Mi pare di no, però sono aperto a domande, quindi perplessità, incertezze, maldicenze, tutto quello che vuoi. Prego. C'è una domanda, un attimo. Ciao. Ciao. Adesso vedevo qua quello che spiegavi, che c'è questa macchina, diciamo, virtuale che ha queste app dentro, giusto? E a sua volta ci sarà anche la versione mobile da installare sul telefono, giusto? Immagino. Di Nextcloud? Di Nextcloud, giusto? Sì, sì, di Nextcloud, sì, sì, assolutamente. Quindi quelle, da scaricare sul telefono. E quindi quelle app che adesso ci hai fatto vedere in file, Finder, c'è la stessa versione per il telefono. Ah, intendi questi? Sì, sì, sì. Allora. Perché una volta l'ho visto. Allora, è una tua domanda questa, in effetti, non ci avevo mai pensato. Allora, per alcune sì, tipo Tok c'ha la sua app specifica separata che serve solo per fare quello, ok? Per altre no, nel senso che non esiste un corrispondente app per ogni singola cosa sul cellulare. Però per alcune cose principali, appunto contatto calendario, stock, per alcune cose, mi sembra anche il deck, dovrebbe avere, se non ricordo male, però non ho fatto un funzionamento, dovrebbe avere anche lui l'app separata. Però è sufficiente andare sullo store di turno, che può essere Google Play piuttosto che Android, come volete, fate, cercate Nextcloud e vedete l'elenco di cose che viene fuori e vi rendete conto di quante possibilità ci sono. Una cosa che volevo farvi vedere, in questa cosa ovviamente sforo il tempo, è quello di installazione dell'app sul Linux, nel senso che questo era il nostro Thunderbird, ok? Nel momento in cui voglio, allora, facciamo così, invio la mail, di nuovo la mail di benvenuto a questo utente qua, così, vi faccio vedere anche un giro giusto.
Ok. Vediamo. Che non c'è, perfetto, lo aggiungo. Allora, luci. Ok, utente al gruppo, utente non installare niente, ok, aggiungi un utente. Ok, a questo punto da dovrebbe essere arrivata la mail. Faccio Insta Client. Insta Client, qui adesso vado a cercarmi il sistema che sto usando io. Il sistema che sto usando io, vado a usarlo per adesso, come vedete qua ci sono tutte le possibilità, scarico Linux App Manager, che tra l'altro non l'ho scaricato. Ok, adesso apro il file, scusate un attimo, eccolo qua, vediamo anche Thunderbird. Uno vale l'altro, ma uno vale più clic. Continua. Ecco qua. Ora questa, ovviamente, qui perché il sistema è in inglese, però ovviamente verrà fuori in italiano, ok? Login, metto dentro l'indirizzo. Avanti, me l'ha trovato, adesso in automatico lui apre il browser, in automatico, connetti il tuo account, accedi, sei loggato come Vincenzo Riviero, accorda, il client ora dovrebbe essere connesso, puoi chiudere questa finestra, ok? Ecco fatto. A questo punto, qua, posso sincronizzarlo qua. Attenzione, due cose importanti. Allora, posso decidere di sincronizzare tutto oppure soltanto alcune cartelle. Quindi dico, vabbè, non voglio sincronizzare tutto, ma soltanto la cartella UB, per dire. Ok? Me la sincronizza dentro la home Vincenzo Nextcloud e faccio connect. Ecco qua. Come vedete, queste notifiche sono quelle che mi vengono qua. Sono quelle che mi vengono qua. Quindi, quando io sono collegato, lui qua dentro mi dà praticamente tutto quello che c'è di là. Qui ho TOC, qui ho i file. E qui, attenzione, questa è un'altra cosa carina, io posso aggiungere un altro account, che vuol dire che
posso aggiungere un account di un altro Nextcloud, oppure posso aggiungere un account dello stesso Nextcloud, ma che si utilizza un'altra cartella. Tu dici, ma che cavolo, chi se ne frega? E invece no, è una cosa importante. Qualche azienda mi ha chiesto, ma perché incontrava lo stesso problema con Dropbox. Quindi io scarico Dropbox, Dropbox sceglie una cartella sul mio computer, si utilizza quella appunto. Ma se io avessi una cartella dentro la mia documenti, voglio sincronizzare il testo, voglio sincronizzare un'altra cartella da un'altra parte, come faccio? Se aggiungo un altro account, lo scaricare un'altra cartella e questa cartella la faccio sincronizzare con un'altra cartella in locale del computer, molto banalmente. Okay. E qui, la domanda di prima, trovo le app che erano installate, che vengono in volta in questa web, quindi Prospect, Carnet, Deck, Definer, via. Ok? Ok? Sì, sì, non è perso. Allora, nella versione che uso io, l'ultima cosa, vediamo se start, client, start, vediamo se trovo anche questa cosa qua, non la trovo. Nella versione, allora, anzi qua forse, infatti non c'è. Allora, nella versione per Windows, che per mi perdonerete se uso Windows, però nella versione per Windows, e quindi immagino che lo faranno a breve anche nella versione Linux, c'è la possibilità addirittura di usare i file virtuali, che è una funzionalità che anche Dropbox, ovvero io vedo tutto il mio il contenuto del mio Nextcloud, ma i file li scarico soltanto quando mi servono. Mi faccio doppio clic e mi scarica il file, quando l'ho modificato lui lo ricarica su. Quindi in questo modo io sostanzialmente non occupo nessuno spazio all'interno di computer. È una funzionalità molto carina che è stata in beta per un certo periodo di tempo, adesso è in beta, ma non avevo, immagino che faranno per implementare, cioè su Windows, dubito che non la faccio. Ok. Bene, benissimo, molto interessante. Ok. Io inizio, vi ringrazio per l'attenzione, scusate l'inconveniente che ovviamente a 3 minuti dalla fine è fuori sempre, e basta, non so se ci sono altre domande a disposizione. Domande? Tutto chiaro. Adesso sì, la voglia di provare a installarlo, però sì, una Raspberry e poi fare il forwarding delle porte su Rootser praticamente. Sì, io consiglierei di provare a installarlo e vedere un po' come funziona. Secondo me è ottimo anche come server casa, se all'interno di casa, e provato, se avete dubbi eventualmente nella chat dell'ubicenza vi posso rispondere, non è un problema. Certo. Ok. Beh, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Grazie a voi. Complimenti per il talk, veramente interessante, veramente. Bene, sono contento. Buono, grazie mille a tutti. Grazie, buonasera.